Buona giornata amici ascoltatori, buona domenica, siamo in diretta per Modena Noi TV dal parco Novi Sad di Modena. Qui è previsto l'arrivo attorno alle 14.30 della terza tappa del Giro Donne 2023, la più prestigiosa competizione italiana di ciclismo femminile. È partita alle 11.40 la tappa, partita da Formigine, da piazza Calcagnini, arriverà qui a Modena attraversando per 118 km il territorio modenese, la cosiddetta terra di Castelli. Come vedete appunto dal cronometro, le concorrenti, le atlete sono partite da 24 minuti e 47 secondi da Formigine, arriveranno a Modena, ripeto, qui attorno alle 14.30. Il Giro d'Italia donne è giunto alla sua 34esima edizione, allo start sono attese 168 atlete che appartengono alle migliori 24 squadre del mondo, oltre che dall'Italia. Le cicliste provengono dall'Australia, dagli Emirati Arabi Uniti, dalla Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Stati Uniti e Svizzera. La competizione è partita da Chianciano Terme il 30 giugno, si concluderà a Olbia il 9 luglio, dopo aver attraversato 9 tappe, tra cui quella appunto in territorio modenese che oggi seguiremo, lungo un percorso complessivo in queste 11 tappe, un percorso complessivo di 928 km, caratterizzato da un grande valore tecnico, storico, turistico e naturalistico. Grazie a Baracchi l'altro ieri presentando, e l'assessore allo sport del Comune di Modena ovviamente, presentando la tappa di Modena, ha detto si tratta di una manifestazione importante che conferma la capacità del territorio di attrarre eventi sportivi non solo maschili ma anche femminili di richiamo nazionale e internazionale. Un evento che certifica il legame della provincia col ciclismo, come attestano pure le diverse tappe modenesi del Giro d'Italia, ha ricordato ancora l'assessore Baracchi, del Giro d'Italia maschile negli ultimi anni. Inoltre, grazie anche alla sinergia tra amministrazioni locali, il territorio potrà beneficiare della visibilità che la Corsa Rosa garantisce in termini di promozione. Significativo è il fatto che la tappa si concluda al parco Novi Sad, da dove vi parliamo in questo momento in diretta, luogo particolarmente legato al ciclismo che in questi mesi sta ospitando le gare del trofeo Modena Race. Il sindaco di Formigine Maria Costi ha dichiarato da diversi anni Formigine crede nel ciclismo femminile. È giunta infatti alla 52esima edizione la Coppa Città di Formigine grazie all'impegno della SDUS formiginese, gara che ha visto trionfare la super campionessa Rachele Barbieri. La nostra amministrazione, ha detto il sindaco di Formigine, da dove sono partite le atlete questa mattina esattamente 28 minuti fa, appunto dicevamo, ha detto ancora il sindaco, la nostra amministrazione promuove con molta energia lo sport di base come elemento fondamentale di socialità e salute. Siamo altrettanto orgogliosi di ospitare eventi di portata internazionale come questo e come il Memorial Eugenio Fontana che si conclude oggi al Club La Meridiana di Casinalbo. Ci auguriamo, ha detto ancora il sindaco Costi, la partecipazione di molti cittadini.
i primi 20 km del percorso dopo la partenza davanti al castello di Formigine. Questa mattina alle 11:40 sono su suolo formiginese e toccano tutte le frazioni del territorio comunale. Il percorso poi passerà da Castelnuovo Rangone fino a Castelvetro, dove affronterà la salita di Villa Bianca, poco più di 3 km con una pendenza media del 4,6% e un tratto al 12% che culmina con una spettacolare panorama. La discesa sarà verso Marano sul Panaro, si raggiungerà la fondovalle del fiume Panaro per poi attraversare Vignola proprio davanti all'imponente rocca. Antichi manieri anche lungo la prosecuzione del percorso da Spilamberto a San Cesario sul Panaro, per poi passare da Castelfranco Emilia. Dopo aver toccato Nonantola si arriva qui a Modena da viale Ciro Menotti. L'ultimo chilometro sarà nel centro storico della città capoluogo, con l'ingresso nell'anello dell'ex ippodromo, al Parco Novissà, dove ci troviamo, e arrivo davanti alle tribune. La corsa è organizzata da PMG Sport Starlight in partnership con la Federazione Ciclistica Italiana. Queste le notizie principali che volevamo darvi. Ricordo che sul nostro sito, nella sezione Altri Sport, trovate un articolo dedicato a questa tappa del Giro d'Italia Donne, iniziato 30 minuti fa da Formigine. Si arriva qui al Parco Novissà alle 14:30 circa. Dicevo, sul nostro sito trovate un articolo dedicato e anche le interviste e la conferenza stampa che è stata realizzata qualche giorno fa, e appunto per presentare la manifestazione. Sul nostro portale trovate anche il programma delle iniziative culturali, gli appuntamenti del giorno a Modena e provincia. Trovate tutte le notizie appunto di giornata relative alla cronaca, alla cultura, allo sport e agli spettacoli di Modena e provincia. Noi siamo qui al Novi Sad, tra poco chiuderemo questo collegamento e lo riprenderemo attorno alle 14:15 per darvi in diretta l'arrivo appunto qui all'ex ippodromo, come è definito, Parco Novi Sad, l'arrivo della tappa. Le atlete sono partite 32 minuti fa, arriveranno qui al Parco Novi Sad attorno alle 14:30. Tra poco comincerà ad affluire qui sulle gradinate del Parco Novi Sad anche il pubblico. Questa manifestazione ha grande interesse tra gli appassionati di ciclismo. Non c'è solo il ciclismo maschile, ma c'è anche il ciclismo femminile che attira l'attenzione degli sportivi. Facciamo anche una panoramica del Novi Sad, allestito per ospitare l'arrivo. Le concorrenti entreranno e compiranno un giro del Novi Sad prima di transitare qui sotto di noi. Appunto al traguardo. Ancora qualche minuto in diretta, poi vi ricordo alle 14:15 circa
ci ricolleghiamo e vi diamo le informazioni e ovviamente anche il video. Saremo in diretta per il video dell'arrivo qui al Novi Sad della tappa Formigine-Modena del Giro d'Italia Donne 2023. Ricordo ancora che siamo qui al parco Novi Sad di Modena, dove è previsto l'arrivo del Giro d'Italia Donne 2023, terza tappa da Formigine a Modena, 119 km. Saremo di nuovo in diretta alle 14:15 circa per seguire le fasi dell'arrivo della corsa. Per adesso noi vi salutiamo. Per tutte le informazioni su questa corsa e anche per avere notizie su quelle che sono su quella che è la viabilità a Modena, molte strade in questi momenti vengono chiuse, quelle attorno allo stadio, all'ippodromo, all'ex ippodromo, e quindi abbiamo un articolo sul nostro sito dettagliato per sapere quali strade percorrere anche per coloro che vogliono arrivare qui al Novi Sad. Per adesso è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona domenica, seguiteci sempre sulla nostra web TV che trasmette musica e informazione, sulla nostra web radio. Ovviamente anche sul nostro sito modenanoi.it. Grazie ancora, buona domenica a tutti, ci risentiamo più tardi, attorno alle 14:15. Vicino a noi, vicino all'area microfonica, grazie Paolo. Il nostro amato Giro d'Italia Donne,
Sì, c'è tanta qualità, ci sono tanti corridori, quindi è meglio avere più scelta che non averne. Oggi è un arrivo, come hai detto, adatto alle velociste, spero che vinca un'italiana, spero con tutto il cuore. La concorrenza è alta, ma le nostre ragazze faranno bene, sicuro. Molto bene, allora ringraziamo il CT Nazionale Italiana Paolo Sagalli. Allora Paolo, stai qui con noi, qui c'è Serena Danesi, perché poi chiaramente ti sfrutteremo per le premiazioni. Allora andiamo a vedere Radio Informazioni che cosa ci sta comunicando sull'andamento di gara. Allora siamo a meno 15 dall'arrivo, 23 secondi il gap. Stanno lavorando in questo momento davanti al gruppo le ragazze della DSM, siamo a chilometro 104, 15 secondi in vantaggio ancora delle fuggitive, oramai sono lì nel gruppo e adesso dovremo vedere come si organizzeranno le squadre per portare le velociste, le loro velociste, a provare a vincere la tappa numero 3 del Giro d'Italia Donne 2023. Attenzione, a 105 km di gara le tre fuggitive sono state praticamente recuperate, hanno un gap ancora di 9 secondi. Il nostro magistero che a questo momento è in streaming su Rai 2, perché sapete che abbiamo la diretta tutti i giorni su Rai Sport 13-14, su Rai 2 14-15, integrale su Eurosport, e quindi diretta copertura televisiva totale per il Giro d'Italia Donne 2023. E abbiamo chiaramente un piccolo gap dato dallo streaming che si attesta a meno di un chilometro. Comunque le ragazze sono praticamente state raggiunte al 106esimo chilometro, ancora 5 secondi di vantaggio, ma il gruppo le ha riprese. Adesso, come dicevamo, a più o meno 10 dall'arrivo, le squadre dovranno cominciare a lavorare per mettere in fila le loro velociste. Creando problemi a tutti gli impianti, fa veramente molto caldo sotto le tende da questa parte. Oggi
giornata terribile per le nostre atlete in presentazione a Formigine questa mattina. Le abbiamo viste in fondo in squadra, avevano i giacchini refrigerati per provare a tenere un po' più fresche le atlete prima della partenza, ma oggi il clima è veramente torrido, sotto le tende da questa parte tutti gli impianti stanno subendo questo caldo e quindi saltano, ritornano, è veramente complesso. Però vediamo le informazioni invece che ci danno notizie dirette. Siamo al chilometro 106, il gruppo ha ricompattato le nostre positive. Quindi grande lavoro per Giorgia Ventorello, anzi il dottore Alice Palazzi, che sono riusciti a fare una fuga lunghissima. Adesso, come vi dicevo, una decina di chilometri per organizzare le squadre per le velociste. Se guardate il maxi-schermo vedete già che stanno cominciando a mettersi perfettamente in linea, quindi stanno cominciando a preparare per trovarsi nella posizione migliore. Come diceva prima, giornalista di Digi.pro e mio collega Simone Carpanini, a un chilometro verranno dati, perché l'ingresso in questo punto è abbastanza complesso, quindi si è deciso che a un chilometro dall'arrivo verranno dati punteggi per le varie maglie, ma l'arrivo qua darà comunque la classifica delle prime tre. Meno 9 chilometri al traguardo, gruppo compatto. Sopra la nostra testa l'elicottero delle riprese televisive, come vi dicevo, siamo in diretta ogni giorno dalle 13 alle 14 su Rai Sport, dalle 14 alle 15 su Rai 2 invece integrale su Eurosport. Siamo a meno di 8 km dall'arrivo, è uno spettacolo vedere le ragazze. La formazione che il gruppo sta assumendo è pazzesca. Vediamo le squadre che cominciano a muoversi, è la meraviglia del ciclismo femminile, è questo. Giro d'Italia donne 2023. Benvenuti allo spettacolo. Poco qui al Novi Sad, l'arrivo della terza tappa del Giro d'Italia Donne 2023, sarà un arrivo in volata. C'è anche un buon pubblico sugli spalti del Novi Sad ex ippodromo. La speranza di poter vedere un atleta modenese della provincia sul podio quest'oggi. Gruppo compatto che viaggia a 48 km all'ora, 48 km all'ora. Ogni tanto qualcuno mi fa una domanda, è: alle donne quanto vanno di velocità quanto gli uomini? Le donne vanno fortissimo, qualcosina meno, ma vanno veramente fortissime. Il gruppo che sta viaggiando a 50 all'ora e comincia intanto ad organizzarsi. Thank you.
Mamma mia, che spettacolo vedere le ragazze così, che spettacolo, non si molla più niente, adesso le vediamo lì avanti ragazzi, che roba, non si può mollare, perché loro realmente sono a 4 e 4, quindi tra poco più di 3 km avranno il famoso arrivo con i punti a meno 1 e poi dovranno organizzarsi per le prime tre posizioni su questo arrivo. Spettacolare, qui a Modena, tappa bellissima, sono 167 le atlete divise in 24 squadre da ogni parte del mondo. Aumenta il ritmo, DJ Ska è sul pezzo, la musica e il ritmo del Giro d'Italia Donne è quello di DJ Ska. Anche le ragazze della 1X, della squadra norvegese, della 1X Pro Cycling Team, cominciano a farsi vedere. Meno 3 chilometri all'arrivo, meno 3! Mamma mia che bagaglio, si muovono tutte, vediamo la maglia rosa della Van Vleuten nel gruppo di testa, non vuole perdere nulla, ci vuole provare fino in fondo Annemiek Van Vleuten. Lei oggi è una tappa dove deve difendersi, è una tappa dove deve provare a stare lì. Gruppo che si allunga in questo momento, siamo a meno 2-4 più o meno dall'arrivo, quindi 1-4 più o meno dalla meno 1 che darà i punteggi per le maglie. Meno due, il gruppo si ricompatta, cominciano a lavorare di nuovo le squadre, cominciano a prendere posizioni differenti sulle linee di corsa, testa bassa, marcia giù, Luis viene davanti. Mamma mia! Attenzione, siamo per entrare nell'ultimo chilometro di gara. Attenzione, sono qui, mamma, i trenini dove si stanno muovendo, mamma mia, guardate che roba, se riuscite a vedere le immagini, sono spettacolari. Questo è il Giro d'Italia Donne, ultimo chilometro. Con questi anni dovremo attendere le comunicazioni ufficiali di Evo Data, promettisti ufficiali del Giro d'Italia Donne.
tutti. Avanti, volata! Incidente all'arrivo, una pietra è caduta proprio a pochi metri dal traguardo, comunque ci sono i sanitari, c'è la Croce Blu, comunque niente di grave per lei, si è rialzata. Poi sul nostro sito tra poco troverete anche un articolo dettagliato con la cronaca di questa tappa da Formigine a Modena, con arrivo, avete visto qui a Novi Sad, un arrivo in volata. Cari! Ma te la conosci con i ghetti là? Terza tappa, Giro d'Italia, donne 2023, tra pochissimo andremo in premiazione con le prime tre classificate di oggi, chiaramente con le nostre maglie che verranno assegnate direttamente sul palco. Tra poco che volata procederà tutti i risultati ufficiali di questa volata e con tutti i punteggi che sono stati calcolati al meno un chilometro.
poco le classifiche, le premiazioni, i punteggi. Noi restiamo ancora per qualche minuto in diretta qui dal Novi Sad di Modena per l'arrivo della terza tappa del Giro d'Italia Donne 2023. Ricordo che alle 15 parte anche il Gran Premio d'Austria. Questa sera vi daremo un resoconto della gara sul nostro sito e ovviamente anche le dichiarazioni scritte post gara da parte dei protagonisti. Aspettiamo ancora per vedere le premiazioni. Ci spostiamo tra poco sul palco. Le premiazioni delle prime tre classificate, vi daremo ovviamente anche la classifica delle prime 10 punteggi. Questa bellissima gara da Formigine a Modena, 118 km. Tutti ovviamente danneggiati. Adesso ci spostiamo per riprendere le fasi delle premiazioni. Oggi davvero c'è un caldo torrido qui a Modena, Novi Sad, temperatura elevatissima, non siamo in diretta per le premiazioni. Thank you.
Ecco, tra poco le classifiche ufficiali e le premiazioni. Signori, andiamo a premiare la prima classificata di oggi, che abbiamo la sezione dello sport di Modena. Grazie a Baracchi per questa premiazione. Anche grazie a Baracchi. La tappa numero 3 per l'ASD Works, la campionessa europea Lorena Ives. Premiata da Grazia Baracchi, la campionessa europea, prima classificata oggi in questa terza tappa del Giro d'Italia Donne 2023. La terza classificata Claudio Chiosi, presidente del consorzio tutela Lambrusco. Per la terza posizione abbiamo Chloe Agente della Kenyon. Seconda posizione premia presidente del comitato provinciale FC di Modena, Enzo Parini. Seconda classificata per la Giappo Visma, Marianne Bossa. Eccola qui, abbiamo anticipato la prima classificata, Lorena Neves, per la presidenza del PSG. Ora facciamo le foto di... Ok, facciamo una foto anche con tutte le autorità presenti, che poi le vedremo durante le premiazioni. Ancora un enorme applauso per la vittoria della tappa di oggi, Lorena Ives, Andrea Boss, Clay Nacer. Eccole qui, grazie ragazze, thank you so much, see you tomorrow, thank you. Anche la sindaca Costi, sindaco di Formigine, da dove è partito questa mattina la tappa numero 3 del Giro d'Italia Donne, Formigine-Modena, 118 km, con arrivo qui al Novi Sad.
e andiamo alla premiazione della maglia rosa. Premia il consigliere nazionale della federazione. Signore e signori, maglia rosa resta sulle spalle di Erling Van Vleuten. Oggi non si è solo l'impresa, ma è un momento che avete in maniera incredibile. Maglia rosa, anche oggi è lì, ma dove? Quello spogliato della storia, spogliati di ancora un secolo. Domani dobbiamo togliere la parte al resto, eccola lì, anche perché lei che avendo vinto qualsiasi cosa è la prima cosa che ¿Está bien?
Allora, dobbiamo finire due domande perché abbiamo un problema con la data di Serena. Chiedo di stare qui e di fare la coppa per te. A me è tutto intanto che la classifica di Roma è stata aspetta e quindi chiedete a voi delle cose, andremo a parlare, passiamo la banda a quello che chiediamo l'assessore sport di Modena. Grazie. Avanti. Ciao, grazie, buongiorno. Signore e signori, in maglia per la Federica Manda Cavalli. Azzurra, che abbiamo il CT della Nazionale Italiana dei Donne, Paolo Sagliani. Ciao Paolo, buongiorno. Allora, la maglia azzurra va sulle spalle della noi campionessa italiana, Elisa Longo Fondini. Attendendo, eccola, ci siamo anche per la maglia bianca, quindi Serena Valesi si riprepara per la consegna della maglia bianca e come Elisa Longo Fondini va sulle spalle di una piega della Illinois Track. Signore e signori, maglia bianca è per un'azienda che non molla mai. La due è una crescita pazzesca, lei è Caio Frevelli. Signore e signori, Caio Frevelli. Grazie Italia, grazie per il lavoro che fai, ogni tassa. Allora, abbiamo tutti i nostri ospiti qua, venite con me, venite tutti. È un grande piacere, c'è stata una reunion pazzesco tra tutti gli amministratori di tutti i paesi che sono stati attraversati da questa tappa da Portvigine a Modena, c'è anche il CD della Nazionale Italiana e con tutti loro vi salutiamo, io sono Luca Della Porta, il console con me, di Jessica. Vi diamo appuntamento a domani per la quarta tappa, Giro Donne 2023. Ciao a tutti, grazie! Bene, con le premiazioni qui al Novi Sad in diretta su Modena Noi TV, chiudiamo il collegamento, potrete rivedere tutto sul nostro sito, sulla nostra web TV, sulla pagina di YouTube nelle prossime ore, assieme ad un articolo riepilogativo di questa tappa da Formigine a Modena, 118 km. Vi daremo la classifica, vi daremo la cronaca
dettagliata della gara, della tappa. Ti ringrazio per l'ascolto, per essere stati tutti questi minuti con noi. Ci scusiamo se c'è stato qualche piccola interruzione, problema tecnico, ma trasmettendo in streaming può capitare. Grazie per l'ascolto. Buona domenica a tutti. Continuate a seguirci. Noi continuiamo a lavorare per voi sul nostro sito con le notizie di cronaca, cultura, sport e spettacolo che arriveranno in questa domenica da Modena e provincia. Buona giornata, a risentirci con le prossime dirette.